Salve a tutti ragazzi, siamo oggi qui con un nuovo Daily News, appunto le notizie più importanti del giorno. Allora, ci scusiamo per non aver pubblicato Daily News l'altro ieri e ieri per problemi personali, ma ricominciamo oggi con altre notizie e quindi un altro video. Allora, la prima notizia è che Windows Phone 8.1 è stata avvistata, una nuova bullet è stata avvistata su Windows Phone Bench e riguarda Nokia Lumia 930. Questa versione è la 8.10.14.130.0.0. Allora, questa bullet appunto è una bullet inedita, perché attualmente sul 930 è installata la bullet 8.10.12.397.895. Allora, quindi aspetteremo questa nuova bullet e faremo sapere. Poi abbiamo Lumia 1525 in arrivo con T-Mobile, però questo è un rumor, e quindi si rinnoverà la fascia alta di Nokia con questo Lumia 1525, che andrà a sostituire appunto il Lumia 1520. Abbiamo NEC che lancia un ultrabook che si chiama la VGZ con display IGZO. Allora, questo prodotto è la seconda generazione di questi lavi che fa appunto NEC. È un prodotto top di gamma e con più o meno, cioè $1400, riusciamo a prenderci la variante con il display Full HD. Poi abbiamo Apple che si prepara con la terza beta di iOS 8, quindi martedì verrà rilasciata la terza beta molto probabilmente, e adesso tutti i possessori delle beta di iOS, quindi dalla beta 1 alla beta 2, avranno questo reset di iCloud per prepararsi appunto al Cloud Kit. Infatti Apple, adesso vi facciamo vedere la foto in sovraimpressione, ha scritto una lettera dove dice che il 7 giugno iCloud verrà appunto resettato. Poi Epson presenta nuovi proiettori professionali con Miracast VD e funzioni interattive, e qui ci sarà la caratteristica dei prodotti con le varie risoluzioni e poi abbiamo ZTE, questa è l'ultima notizia del giorno, che si permette che è pronto a lanciare il suo mini proiettore a LED con Android, capace di funzionare anche da hotspot LTE. Allora, le immagini sono qui, e ecco qui il proiettore appunto, e ha capacità Bluetooth e la risoluzione è di 800x480 pixel. Il sistema operativo appunto Android, la versione Jelly Bean 4.2. Allora ragazzi, per oggi è davvero tutto, vi aspettiamo domani con un nuovo Daily News, quindi da Alessio Marazzi è tutto, per Alex Up, un saluto a tutti.